Giancarlo Ciccozzi, artista aquilano, un riconoscimento molto prestigioso, primo premio ottenuto a un concorso importante a Greccio sulle tracce di San Francesco. Con quale opera hai partecipato? L'opera in questione è Crocifisso, polimeterico su tela 70%, senza cornice. Lo sottolineo perché evidenzia l'essenza del quadro, poiché voleva rappresentare e vuole rappresentare la semplicità, appunto, e l'umiltà di San Francesco, a cui appunto è intitolata la mostra, per la quale è stato premiato. Quindi semplice legno, caolino, stucco e acrilico su tela. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, insomma, ultimamente lei ha avuto dei successi che l'hanno portata a varcare anche i confini nazionali, a farla conoscere oltreoceano. Quali sono i prossimi appuntamenti artistici di Giancarlo Ciccozzi? Allora, il più imminente è la Triennale di Verona con Vittorio Sgarbi, Sera di Falco, Levi, Beatrice. Poi facciamo una scappatina a Cannes in Francia, in cui sono stato premiato tramite il web, sempre tramite catalogo Arte Mondadori e editrice similare, insomma. Poi abbiamo una visita da fare a New York o a Los Angeles per il mese di luglio. E poi qualche invito a una bipersonale sempre al Museo Max di Greccio, e qui voglio ringraziare il maestro Guido Carlucci che mi ha dato appunto la possibilità di esplicitare un po' la mia idea e la mia arte con il sensorialismo materico di Guido Carlucci.